Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma quello che vi voglio fare, per farvi arrivare a quel punto, io devo partire da quello che succede l'11 gennaio del 1993. Siamo al Ministero, all'interno c'è Nicola Mancino, il quale convoca una conferenza stampa per la stampa estera. Tutti i colleghi della stampa estera vanno perché in quel periodo c'erano state le grandi difficoltà, stragi, quant'altro. Che cosa succede? La domanda di una collega è secca, è questa: chi sarà il prossimo mafioso ad essere catturato? E lui risponde: Totò Riina. E Totò Riina non è tanto contento di questa cosa, tant'è che va in processo, dice: ma come mai Mancino sapeva tutte queste cose? Come mai? Perché 4 giorni dopo viene arrestato effettivamente Totò Riina. Sentite cosa dice il boss dei boss all'interno di questo spaccato di Radio Radicale. Signor Presidente, qua quando l'avvocato chiede o cerca il testimonio del figlio di Ciancimino, il figlio di Ciancimino non è stato mai citato, non è stato mai sentito. Perché non si deve sentire il figlio di Ciancimino che era in contatto con il colonnello dei carabinieri, l'allevo di quelle che mi hanno arrestato? Perché questo Ciancimino che collaborava con questo colonnello non ci dice o non viene a dice il perché 5-6 giorni prima l'onorevole Mancino ci dice Riina in questi giorni viene arrestato? Ma a Mancino che ce lo disse 5-6 giorni prima io venivo arrestato? E allora ci sono queste signore che mi ha venduto, chi mi ha venduto? E allora cercare la verità, che non è che significa volere cercare fare commettere delitti. La verità sta bene a tutte, signor Presidente, può stare pure bene a me, ma perché mi si deve condannare a me delle cose che io non so e non ho commesso e non ho fatto? Io, signor Presidente, ringrazio a lei e alla Corte per avermi sentito, però mi sento la persona additata per dire: tu sei parafulmine dell'Italia, tu devi pagare il conto di tutti.